tutti tuoi per 21 minuti. Now, it's great to be here and I have learned so much. È bellissimo essere qui con voi, ho imparato così tanto in questi giorni. Adesso vorrei che mi faceste un favore. Per favore, alzatevi in piedi. Grazie. Ma vi dareste un abbraccio, per favore? Vi abbraccereste a vicenda? Dai, qualcuno vuole venire a darmi un abbraccio? Tell you why I do that. E adesso lasciate che vi spieghi perché lo faccio. Lo faccio per me. I do that because I need the hug. Lo faccio perché io ho bisogno degli abbracci. E quando io vado da qualche parte e la situazione è particolarmente negativa, io mi ricordo questi abbracci nel centro di piacere del mio cervello che viene attivato. E adesso comincerò dicendovi quali sono i criteri che noi utilizziamo e che possono funzionare per i nostri bambini. Ed è una sorta di costituzione che noi rispetteremo. E questo deriva proprio dai bambini, viene dai bambini, non da me. Io semplicemente ho messo per iscritto quello che mi hanno detto i bambini. Dovete scusarmi, io di solito non parlo in pubblico, non mi sono mai abituata, anche se lo faccio da 36 anni. Ma per qualche strano motivo, quando salgo sul podio, comincio a tremare. Ma so che mi volete bene, sto bene, mi calmerò pian pianino. Noi siamo i bambini del mondo. Noi, i bambini del mondo, abbiamo un diritto inalienabile di essere ascoltati, di avere una voce politica alle Nazioni Unite a livello più elevato dei governi a livello mondiale. Noi, bambini del mondo, dobbiamo vivere nella giustizia, nella pace e nella libertà, ma soprattutto con la dignità che ci meritiamo. Noi, i bambini del mondo, vogliamo avere un Marshall Plan e delle Convention di Ginevra e anche il Tribunale dei diritti umani. Noi vogliamo che tutte queste istituzioni si riuniscono regolarmente per ascoltare le testimonianze di quello che effettivamente ci accade. Vogliamo fornire a noi stessi le nostre testimonianze. Noi, i bambini del mondo, pretendiamo il diritto di avere un rifugio sicuro in situazioni di guerra. Noi, i bambini del mondo, consideriamo la fame, le malattie, i lavori forzati e tutte le forme di abuso e di sfruttamento che ci vengono comminati come guerra. Guerra, alla stregua di guerra. Noi, i bambini del mondo, non abbiamo avuto voce politica, adesso invece noi la pretendiamo. Noi, i bambini del mondo, svilupperemo la nostra leadership e faremo da esempio per far vedere ai governi come vivere in pace e con la libertà. E infine, noi, bambini del mondo, vogliamo condannare i nostri sfruttatori, chiunque essi siano, perché da questo punto noi cominceremo a ritenervi responsabili delle nostre sofferenze. Perché sapete una cosa? La gente mi dice sempre: qual è stato il momento più grande, più importante per te? Sicuramente non è stato il conferimento del premio Nobel, ve lo posso dire, perché chiunque voglia vincere il premio Nobel è un po' pazzo, perché io non sono Madre Teresa.